noi facciamo corde da musica. La corda che viene considerata un accessorio in realtà sta al centro dello strumento, perché noi sappiamo bene che una gara di Formula 1 la vince se le gomme buone, essenzialmente, le quattro gomme buone. Puoi avere Schumacher, James Hinch della situazione, puoi avere una buona automobile, un buon ukulele, ma se le gomme non sono buone, tu perdi la gara, è successo un sacco di volte. Ora, questa è una concatenazione di eventi che devono funzionare. Le gomme, che sono all'inizio, intorno ci metti il metallo, la plastica, il motore, e poi c'è il pilota. L'insieme di questa compagine fa l'ukulele, l'ukulele bello che ci diverte. Questa storia è cominciata diversi anni fa, nel 97, quando questo sogno di creare una materia plastica diversa, che avesse il suono del budello, che è bellissimo, senza i difetti del budello, e le proprietà meccaniche del nylon, senza il suono sordo del nylon, fuse assieme. È stato un lavoro lungo, dove è un misto di abilità, di testardaggine e anche di fortuna, come tutte le cose, per cui uno può cercare l'Eldorado, ma se non hai fortuna non lo trovi, per quanta buona volontà tu ci metta. È andata bene, abbiamo rischiato l'esplosione dell'impianto d'estrusione, però tutto si è risolto con quattro maltardate alla vite d'estrusione e abbiamo salvato la macchina. Nel 97 è apparso il primo Nalgate, che era destinato alla musica antica, ai liuti. L'ukulele è apparso per caso, io dell'ukulele sapevo poco, quello che ho visto l'ho visto nei film, no? Come tutti penso. E un amico, un chitarrista importante, Stefano Grandona, torna da una tournée in Giappone e mi dice: guarda là, le tue corde di chitarra vanno bene con il Gatte, questo è il nome del nuovo prodotto, ma là sono tutti pazzi per l'ukulele. Luku cosa dico? L'ukulele, la chitarra, vabbè. Allora cosa feci? Individuai in internet un venditore online molto attivo, Roy Kohn, del Ukulele World, e gli mandai verso la fine dell'anno del 2001 una muta messa a punto così, con quattro calcoli buttati in croce, quattro corde e basta. Gliel'ho mandate, al primo dell'anno, nel 2002, mi arriva un Happy New Year con tre punti esclamativi e una bella spiegazione e l'entusiasmo di quest'uomo. Mi diceva in pratica che gli arrivavano queste corde dall'Italia bianche, le guardò e disse: ma che schifo è, però non devo deludere questo italiano, e le ha gettate al garzone e montale sul primo ukulele cinese che trovi da quattro soldi, va, sa, così gli diamo una risposta. Le montò su questo ukulele a quattro soldi e tornò indietro come la top line degli ukulele, perché le corde, le gomme buone avevano trasformato quella che era una macchinetta in qualcosa di più. Rimase sbalordito, mi chiese subito una quantità enorme di muta e io le risposi: ma io non ho niente, Roy, ho solo quelle quattro corde lì, tu sei pazzo. E mi mandò subito 50 mute di marche diverse. Mi arrivarono queste corde e le clonai, le trasformai a guisa di Nilegut. E la storia è quasi conclusa. E cosa feci? Mi disegnai le buste. Mi sono disegnato le buste, ho fatto i calcoli, ho ottimizzato anche i diametri e a quel punto lì si cominciò così. Dopo individuai una chat importante americana e individuai quello che chiacchierava di più di questi musicisti e gli ho mandato delle corde. Qui le montò, rimase sbalordito e lo disse a tutti. Da quel momento lì cominciò il mio problema, quello di star dietro a questa storia, con questo in breve l'avventura con l'ukulele. Attualmente facciamo sì, quasi 500.000 corde di ukulele, non solo per i musicisti, i negozi, ma soprattutto per le grosse ditte cinesi che vogliono questo materiale, perché hanno capito che a parità di macchina, di automobile, cioè di legno, che non è migliorabile se i costi salgono, possono, diciamo così, migliorare il suono dei loro strumenti cambiando le corde. Le corde sono bianche perché tutte le altre le fanno nere. Se io ho 1000 palline nere e ne metto una bianca, la distingui subito. Pubblicità zero. Quando nelle riviste e nei filmati vedi corde bianche, automaticamente la gente pensa, come dicono loro, a Achilla in Italia. Incredibile, facciamo corde di ukulele in Italia, ma le ukulele in Italia sono pochissimo. È uno dei paradossi per cui lavoreremo. Ma io ho chiesto a qualche avariano questa storia e la risposta è stata molto orgogliosa, perché il nostro vulcano produce una lava nera e noi le corde nere piacciono perché ci richiamano la nostra terra. E loro mi chiedono: allora fallo nero anche te? No, dico, perché le nostre spiagge sono anche bianche. E poi dico, alla fine quello che conta è il suono, dico. All'inizio è stato difficile, ma è durato una frazione di
qualche mese questa storia. Dopo hanno capito che il colore è colore, ma noi non siamo pittori, siamo musicisti e quindi hanno apprezzato il suono.